Questa sera noi vorremmo inaugurare un premio che l'Accademia vuole riservare ai servitori della vita. Questo è il titolo che vorremmo dare ad un'iniziativa che questa sera appunto prende l'avvio e poi di tempo in tempo, di anno in anno, aspettiamo anche suggerimenti da parte vostra per individuare qualcuno o qualcuna che merita un riconoscimento per aver sostenuto, difeso, aiutato la vita umana. So, good evening, and we are here. It would be the time to eat the cake, but before having the cake, we want to celebrate for the first time this year and in view for future years, those who in a special way try to take great care of life, of the value of life. We will do it also in future years, and all suggestions for women or men are well accepted. And this year we are here to do it for the first time. A me pare, a noi è parso della, qui dell'ufficio di Roma, che fosse un modo anche bello per mostrare dalle diverse parti del mondo non solo la testimonianza della scienza, ma anche di iniziative anche concrete per sostenere la vita umana. In questi giorni abbiamo parlato molto della fragilità della vita umana. Ecco perché è giusto onorare chi si prende cura di questa dimensione della vita che è strettamente legata all'impegno anche scientifico della nostra Accademia. So in these days we have spoken a lot about the engagement concerning the defense of human life from a scientific point of view, but there are many aspects that must be considered because life, human life is really frail and we are learning it in these days. And so we deem it very important to give a good opinion about those who take care of the frailty of life. Quest'anno abbiamo scelto un amico che io ora chiamo perché venga qui in mezzo a noi del... Please, you can come here, Dale Recinella, and I will present him his wife too, because they are engaged both in the same perspective. Oh. Dale, please. Ecco. Dale è un americano di origine italiana, di un bellissimo paese dell'Abruzzo, anzi di due, il papà di Pescara e la mamma invece di Castel di Sangro. Very good places, sure. And it's very, very interesting, the food of this part of Italy. Very, very interesting. In any case, the result is perfect. Dale è un grande avvocato, laureato in Florida, esperto in finanza, molto conosciuto a Wall Street per diversi anni. Dale is a lawyer. He has graduated and he was in the Wall Street finance world as a lawyer for many years. For many years, well known by important industry, association, etc. Ma una volta Dale ha ascoltato il Vangelo e il Vangelo gli ha toccato il cuore.
ha lasciato tutto e ha scelto di dedicarsi ai condannati a morte negli Stati Uniti. Dale once listened to the gospel and he decided to change his life. He left everything he had, he owned, and he devoted his life to the death row inmates in the United States, in Florida. Quando lui iniziò il lavoro con i condannati a morte, negli Stati Uniti quasi nessuno si interessava di questo. Io posso dare una testimonianza personale. Quando negli anni 90-95 parlai con l'arcivescovo di Baltimore chiedendo di interessare la conferenza episcopale sul suggerimento di Papa Giovanni Paolo II perché intercedesse per salvare la vita di alcuni condannati a morte, questo arcivescovo mi disse: è meglio non parlarne. Questo per dire la sensibilità anche della Chiesa in quel momento. So the death penalty wasn't taken into consideration. Death row inmates weren't considered as human beings, and this has happened for a long time. And Monsignor Paglia can give a testimony, direct testimony, because in the 90s, when he went to the United States, he spoke to the Bishop of Baltimore, asking him to intercede and to ask to grant some clemency, to ask for clemency for some death row inmates. And the bishop answered him, it's not the case. Oh, yes, on the account of John Paul II, Pope John Paul II. And he answered, it's not the case to speak about these topics. Questo sottolinea quanto la scelta non fosse facile, ma era indispensabile per portare un conforto a chi con violenza veniva strappato da questo mondo. Io non sto a descrivere l'importanza di questo lavoro. Voglio sottolineare una cosa, che Dale è laico, non è un prete, non è un frate, ma è cappellano dei condannati a morte nei carceri degli Stati Uniti. So it has been a very difficult choice because he wasn't supported by anybody and one not much understood, but he did it. And what is important to underline is that Dale is a layman. He is not a priest, he's not a deacon, he's not a friar, but nonetheless he is a chaplain on death row in the United States. Ed è sufficiente leggere qualcuna delle sue testimonianze, due volumi sono anche tradotti in italiano, per capire quanto la compassione, la vicinanza, non sempre facile con i condannati a morte, ma quanto sia indispensabile l'affetto di un uomo evangelico per sostenere chi purtroppo sa quando e come deve morire. And it is not an easy life, and the testimony comes from the books that Dale has written. Two of them have been translated into Italian, and what matters more in his minister is that he is really near these persons who are waiting to die, and they know when they will die and how they will die. So this is the compassion is important, really, it's what matters more. Potremmo dire che Dale stava vicino a Gesù crocifisso per dire la parola a quel condannato a morte che gli stava accanto, perché in quel giorno stesso entrasse in paradiso. We can say that Dale was close to Jesus on the cross to say the words of that man who on that day was going to
to go to heaven. Ed io per questo non vado oltre. Abbiamo scelto Dale come il primo che ricevesse questo premio. Eminenza, lei che è cardinale, che è il più alto rappresentante della gerarchia della Chiesa qui in mezzo a noi, io sarei lieto se potesse essere lei a consegnare il premio a Dale. So we chose Dale for the first time for this prize, and it's the cardinal that's going giving the prize. The 2021 Guardian of Life Award to Dale Resinella, Catholic Lay Chaplain, Death Watch Ministry, Florida Death Row. I was in prison, and you visited me. Matthew 25:36. Vatican City, September 28, 2021. Bravo. I've been asked to say a few words. That is a very faith-filled request to a lawyer who grew up in Detroit. So I'm very honored to be here. Thank you, Your Eminence. This is a wonderful group. I was sharing at dinner that we have met so many people, my wife Susan and I, and every person we've met is somebody we would want to have for a friend. So it's been an honor to be here with you. This award is a tremendous honor, but I don't experience it so much as an honor for me. I experience it as a profound statement by our church that the men and women sitting in 6-foot by 9-foot cells on the death rows in the United States and around the world, the ones where the countries still have the death penalty because they've not yet realized how hopeless and backward that is, that for those men and women, this is a profound statement of how important their life is to our faith and to our church. Dale accetta questo onore e dice che è veramente un grande onore, ma lo vive non tanto per se stesso, ma soprattutto perché è un simbolo del fatto che la Chiesa considera la vita di questi uomini e donne chiusi nelle carceri degli Stati Uniti e anche nel resto del mondo dove ancora vige la pena di morte, in celle piccolissime in attesa di essere uccise, e la Chiesa le considera esseri umani degni del massimo rispetto e considerate degne della vita. Over the last 25 years, Susan and I have accumulated many baptismal godchildren and confirmation confirmandi on death row. And I just want to share with you what one of them said. He was asked by a reporter, "You've been on death row for," at that time it was over 30 years, now it's 46 years he's been on death row. And he was asked, "Why did you want to become Catholic at your age?" And he smiled a gentle smile and he said, "Really, it's very simple. I want to belong to the church that wants to belong to me." And that's what I experience
When I have men say, I want to come become Catholic, I say, why? And they say, because that's the church that wants me. Io assisto ai condannati da 25 anni e noi, io e Susan, siamo stati padrini di battesimo e di cresima di molti condannati che si sono convertiti al cattolicesimo. E posso testimoniare di uno in particolare che era rinchiuso da 30 anni in carcere, e quando gli chiesi perché voleva diventare cattolico, lui rispose: perché voglio appartenere alla Chiesa che vuole appartenere a me. E in effetti molti di loro si convertono perché dicono che la Chiesa cattolica si cura di loro e li ama e li considera parte della loro Chiesa. Noi, caro Dan, grazie per averci onorato della tua presenza. Thank you. It's a great gift for all of us, and you are obviously as a real member of Pontifical Academy for Life. We want a life as you want. Thank you very much.